Che cosa ti succede? Perché improvvisamente non parli più? Aiutami a mangiare questo gelato. Per me è un po' troppo grande. A me i gelati non piacciono, Elisa. Deve esserti successo qualcosa. Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. Sì, per la verità è così. Qualcosa mi preoccupa. Capisci, anche se non è da molto tempo che ho conosciuto la tua famiglia, tua madre, le tue sorelle, mi sono molto affezionato a loro. E un po' mi preoccupa come Lorenzo a poco stia conquistando la vostra fiducia. E soprattutto sono preoccupato perché sta ingannando Marina. Che cosa significa? Perché la sta ingannando, scusa? Voglio dire semplicemente che Lorenzo non mi sembra un uomo adatto a lei. Deve stare attenta, molto attenta. Enrico, veramente continuo a non capirti. Ce l'hai presentato tu, Lorenzo. A quanto ne so, è amico tuo da moltissimo tempo. Esattamente, perché lo conosco da tantissimi anni che posso parlare in questo modo. Sai, lui ha un'altra persona vicino. Che vorrebbe dire che ha un'altra persona? Che ha una fidanzata? Insomma, più che una fidanzata, io direi che ha un amante. Io l'ho conosciuta una volta. Me l'ha presentata lui nel bar dove lavora. Bar? Lorenzo ha una donna che lavora in un bar? Sì, diciamo che sarebbe una specie di locanda. Chiara Valli è il suo nome. È una cameriera che lavora lì. Buongiorno, buongiorno, signorina. Ha visto il signor Mercadante? È seduto nella hall, signorina. Ciao. Mi sembra di capire che ti piace molto questo albergo, perché è lo stesso dove mi hai portato l'altra volta. Non sarà un caso fortuito, immagino. Infatti non lo è. Diciamo che i miei passi mi portano sempre verso i posti migliori. Il meglio non bisogna mai lasciarselo scappare, non sei d'accordo? Direi proprio di sì. Per esempio, per me tu sei l'uomo migliore ed è per questo che sono qui. Bene, allora andiamo perché ho una voglia matta di vedere il mare dal balcone. E ho anche voglia di fare molte altre cose. 523. Vai avanti. Io ti seguo. E io ti aspetto.